doveva fare un provino per il film di Godard, Nouvelle Vague, con Alain Delon. Allora andiamo a Parigi, lei era in sovrappeso. Godard la guarda, la voleva perché lei aveva fatto in Nostalgia la protagonista femminile, era una bellezza rinascimentale, grandi capelli rossi, un volto, occhi azzurri, insomma era un... E Godard, in omaggio a Tarkovsky, la voleva, solo che lei era in sovrappeso, pesava più di me all'epoca. Arrivammo a Parigi e incontrammo lui, Anne-Marie Miville, la compagna di Godard, e la nostra Domiziana era in forte sovrappeso. Io dissi: maestro, non si preoccupi, lei tra 3 mesi è il termine ultimo, lei cerchi ancora se trova altre protagoniste, per carità, però noi ci vediamo qui fra 3 mesi e vedrà che Domiziana sarà perfetta. Lui mi disse va bene, accettò la sfida. Io tornai a Roma con lei e praticamente girammo ammanettati, nel senso che lei doveva fare ginnastica, perdere peso, e aveva una bulimia fortissima, per cui per combattere doveva stare sempre con me. Andava in piscina insieme, in palestra insieme, cioè praticamente lei ha perso in 3 mesi più di 20 kg, è tornata ed era spettacolare, e prese il film. Però all'epoca vedere Godard che col sigaro, che faceva vedere le scene, girava, faceva tutto da solo Godard. Godard era sul set e lui faceva, c'era Lubchansky, che è il direttore fotografico di Caccia alle farfalle di Orsigliani, per capirci, messo da una parte, faceva lui le luci. E aveva litigato con la truppe e da solo si muoveva, voleva vedere un movimento di macchina, prendeva il carrello e da solo se lo spingeva, perché nessuno lo aiutava, perché aveva litigato con tutti. Era veramente un personaggio. Io con Godard cercavo di portare in Italia tutta la sua produzione audiovisiva in video, in quanto i film va bene, però lui ha prodotto, e per cui passai dei interi weekend a vedere 24 ore su 24 tutta la produzione di Godard in video, che è spaventosa dagli anni 70 in poi. E ci fermammo sul fatto che io avevo chiesto una traduzione, cioè un doppiaggio di una, almeno una cosa andasse doppiata per poterla vendere a un canale che non fosse fuori orario, perché fuori orario pagava quello che poteva, e lui invece si intestardì che non voleva che si fosse. Io allora feci una proposta di facendo la traduzione di una poesia di Rilke, e gli dissi: maestro, se si può tradurre la poesia, si può pure doppiare un film. E gli feci vedere come Jaime Pinto aveva tradotto i primi versi dell'Annunciazione di Rilke, e il passaggio che aveva fatto Ich bin der Tag, Ich bin der Tau, du bist der Baum, io sono la rugiada, il giorno, tu sei la pianta, per piegarle. Godard proprio mi... però fu un'esperienza molto bella. A quel punto Godard pretese che io fossi sul set ogni fine settimana. Così ho conosciuto, oltre al maestro e alla moglie, ho conosciuto Alain Delon, che devo dire è stato molto molto carino. E poi a un certo punto il maestro, conoscendola, chi conosce un po' Godard sa che la sua storia, sa che è un po' particolare, decise che io non dovevo più far parte, ma me lo disse quando io ero venuto, non prima che io partissi da Roma in aereo e andassi a Ginevra, prendessi la macchina, andassi. Me lo disse quando io ero arrivato, dice: no, il maestro non vuole che lei sia sul set, non è gradita la sua presenza. E io ero fuori dal set, non sapevo dove andare, arriva Delon con un macchinone, mi dice: Francesco, che fai? Delon parlava perfettamente italiano. Che fai? Il maestro non vuole che io venga, vieni con me, voglio vedere se a me dici di no. Io salgo accanto a Delon, arriviamo al cancello e l'ispettore di produzione mi vede e Delon fa: allora che c'è? Niente, entriamo. Godard vede Delon, fa sì: Francesco, vieni qua, stai con me. E per cui quando Delon fa così, Godard non può dire nulla, insomma mi ha imposto sul set. Devo dire che era molto molto carino. Nouvelle Vague va a Cannes, ok? La Croisette a Cannes con Alain Delon. Non Alain Delon di oggi, Alain Delon di 30,
5 anni fa. Allora, immaginate 10.000 donne a destra, 10.000 donne a sinistra che urlano Ale! Scene tipo Beatles, la polizia in assetto da sommossa che le tiene ferme a fatica, Alain che va e firma un autografo, da una carezza, da una cosa, poi a quel punto quelli dall'altra parte incominciano a fare un serpentone, perché quelli che a sinistra urlavano di più forte se quelle a destra erano state accontentate, per cui ci abbiamo messo per fare la cosa un'ora. E alla fine del film, applausi, cose, Alain mi fa: Francesco, vieni qua. E io lì ho provato, peraltro io lì ho provato cosa provano gli attori quando hanno questa fama, perché non erano dirette a me ovviamente, però vedere 10.000 donne che ti urlano da una parte a destra fa molto, ti dà l'impressione. Lui dice: Francesco, vieni qua che adesso ci servi, perché lui sapeva che a fine film le fan ti aspettano, perché non c'è più la polizia che ti protegge. E lì abbiamo dovuto veramente fare a cazzotti con queste donne scatenate che gli strappavano a spingere, a fare tipo una battaglia medievale, veramente. E devo dire, questi sono i miei esordi nel cinema, diciamo. Lo specchio. L'infanzia di Ivan. Ludwig di Visconti, Accattone di Pasolini, Chiru di Kurosawa.